quest'altra che ci eravamo lasciati da parte. Facciamo il pane con, vuoi essere invitato pure lui, con olive e pomodori secchi. I pomodori secchi li abbiamo messi 20 minuti in acqua ad ammorbidire. Abbiamo già tagliato tutto quanto. Allora, le olive le tagliamo a pezzettini piccoli, circa 200 grammi per un chilo di farina di olive, mentre i pomodorini ne abbiamo messi 100 grammi e con i potenti mezzi della tecnologia li tagliamo. Queste mi sa che erano ancora di nonna Peppina, quello che passa al convento qua. Ci pigliamo, allora mettiamo tutto il resto che abbiamo preparato e procediamo alla stessa maniera del pane con le patate, cioè lo lavoriamo, vediamo quant'è l'umidità e poi aggiungiamo farina quanto ne necessita, perché come abbiamo visto per il pane con le patate non è detto che ce ne servano 2 etti e mezzo, 3 etti come prevede la ricetta, dipende molto dalla farina, dipende molto dalle patate. Questo ha riposato nella madia di legno come si faceva un tempo e oggi, il giorno dopo, dopo tutta la notte di lievitazione, abbiamo aggiunto le patate. Questa è la ricetta di nonna Peppina, poi ce ne saranno, come per tante altre ricette regionali, ce ne saranno migliaia e migliaia di versioni, ogni famiglia probabilmente ha la sua, e quindi continuiamo ad impastare fino a quando non sarà tutto ben amalgamato e non sarà più troppo appiccicoso. Già questo va quasi bene. Questa ovviamente è una versione che abbiamo imparato successivamente, perché qui forse i pomodori secchi li facevano, non lo so, non li ho mai visti fare, ma certamente le olive non ce l'avevano. Questa l'abbiamo mangiata una volta in Calabria, ce ne siamo innamorati e l'abbiamo riproposto, cioè lo facciamo spesso. Allora, stesso procedimento per, noi cuoceremo un forno a legna, ma stesso procedimento per il forno domestico. Allora, adesso il nostro panetto è bello pronto, ce n'è appunto ovviamente un po' di più delle altre perché ci stanno le olive e i pomodori secchi più bagnata, quindi poi tagliamo in 3 un pochino di farina, tagliamo nuovamente in 3 e facciamo delle belle trecce. Una un po' più lunga che mettiamo al centro, poi pinziamo le 3 insieme, intrecciamo. Allora, se le fate piccoline piccoline, sono sfiziosissime, noi le facciamo un po' più grandi per cuocere tutto insieme al forno. Mentre il pane riposa, tranquillo e pacifico, speriamo, noi andiamo ad accendere il forno. Bastano 2 ore di riscaldamento, quindi insomma siamo abbondantemente in anticipo. Sbirciamo come va la lievitazione, mi sembra che è perfetta. Un'altra oretta e inforniamo.
Ecco qui le nostre trecce di pane. Pane. Sì, è il pane con le olive e il pomodoro. Ecco qua. La spolverata e sono pronte. Ecco l'interno del pane, buonissimo, Guarda mamma, il pane è pronto. Pronti partenza? Buon appetito. Piatto pulito.